Sì.
Prova. Funziona, basta accendere il parlante. Ma che è acceso?
Finalmente riaprono le porte del Palavis, una lunghissima attesa, ben 45 giorni, ma amiche e amici di Eleven Sports, buonasera a tutti da Gianmarco Tiralongo. Per la 13ª giornata si affrontano Bressano e Siena. 13ª giornata sulla carta, in realtà è la 7ª per i trentini, l'8ª per i toscani, che hanno dovuto purtroppo affrontare lunghi periodi di riposo, addirittura 35 giorni consecutivi per i pressanotti, 41 per la squadra senese, visti i diversi rinvii dovuti agli impegni nelle coppe europee, poi agli isolamenti, la pausa delle nazionali e tantissime vicissitudini varie. Si ritorna in campo finalmente e al mio fianco, come al solito, c'è Francesco De Vigili. Buona giornata a tutti, finalmente torniamo a parlare di pallamano. Commentiamo questa partita contro i due grandi ex del Siena, Dumnis e Nikocevic, e buona partita e buona pallamano a tutti. Ben 6 anni sulla panchina giallonera per Branko Dumnis, che ha portato in riva alla Viseo ben 2 trofei nella stagione 2017-18, la Coppa Italia conquistata il 18 febbraio in finale contro Bolzano nel Pala San Giacomo di Conversano, e poi a Salerno la Supercoppa Italiana, quella volta a soccombere sotto le forze trentine sono stati i pugliesi della Junior Fasano, squadra di cui tra l'altro Dumnis era proprio ex allenatore. Parliamo di grandi ex, ma anche Fusina ha allenato sino alla scorsa stagione, fino alla prima parte, sino a gennaio, i bianconeri di Patron Sant'Andrea, e c'è un po' un sapore di rivincita, no? Sì, penso che proprio Fusina abbia una grande voglia di far vedere che ingiustamente è stato cacciato da Siena. È una partita tra i due ex, vediamo chi la spunta. Vorrei dire due parole su Branko Dumnis: oltre a aver portato 2 trofei in casa giallonera, ha contribuito alla crescita tecnica di tantissimi giovani, è stato bravo, ha collaborato con tutti gli allenatori qua del luogo, con tutti gli allenatori delle giovanili, e i risultati si sono visti, avendo vinto numerosi trofei anche a livello giovanile, e i risultati sono qua, li vediamo i nostri giovani, li vediamo oggi a giocare qua al Palavis. Buona partita a tutti. Match che incomincia con il Bressano in attacco, giro palla dal lago, cerca Dantino che adesso fluidifica per Dainese, adesso ancora una volta sul versante destro, Pascal Dantino, sale dall'ala Fadanelli, e ancora Dantino attacca, poi scala il pallone Dainese a dal lago, fallo commesso da Marrocchi. Dainese trova Folgereiter che colpisce il palo, ma poi la palla si insacca, 1-0 Bressano. Folgereiter che dà il cambio in difesa poi ad Argentin. Allora riparte il Siena, che deve recuperare lo svantaggio iniziale. In regia c'è Pablo Marrocchi, Italo Uruguaggio. Marrocchi per Nikocevic, grande ex anche lui, 170 reti in 24 presenze nella scorsa stagione con la maglia del Bressano. Qui Casa viene fermato in maniera fallosa proprio da Andrea Argentin, che deve lasciare il campo, è stato punito con 2 minuti di sospensione. Nel frattempo riprende il gioco, fischiano i signori Cassagnino e Emanuele. Stavolta è Nikocevic che si sposta a centrale, la palla ancora per Casa che trova Marrocchi, Nikocevic poi commette sfondamento, molto bravo Fadanelli in questo caso in difesa. Molto bene, molto bene, usciamo da questa inferiorità numerica, giusti 2 minuti Argentin, niente da dire. Ora giochiamo in extra player, molto bene Fadanelli, ha avuto un movimento laterale molto intelligente, ha fatto commettere uno sfondamento a Nikocevic. Giostra la palla del +2, il Bressano,
lo fa con l'extra player Loizos, abbandonato i propri pali per cedere il posto a Folgheriter. Qui dal lago si getta contro Nikocevic, ci ridono su entrambi. Ha cercato Nikocevic di fermarlo e di simulare uno sfondamento. Attenzione dal lago che trova Danese, la botta! La palla poi viene praticamente deviata in rimessa laterale da Pavani. Pavani proveniente dalla Junior Fasano, c'è stato praticamente uno scambio di portieri tra il Siena e la società pugliese, visto che è tornato a casa sua Vito Fovi, una leggenda della pallamano italiana. Ancora Dantino cerca di bere casa, che poi lo sposta sul laterale. Dallago! Ma è una bomba questa di Dallago! 2-0. Marrocchi. Marrocchi che si cimenta in un palleggio tipico della pallacanestro. Sembrava un po' Michael Jordan, no Francesco? Sì, lui ha questo attacco palleggiando sempre davanti, forse a livello giovanile. E qui Marrocchi inventa subito per il suo pivot e c'è subito il rigore. Dicevo che a livello giovanile è un po' sconsigliato il palleggio subito, utilizzarlo subito, ma lui è un grandissimo talento. Lui da qua bisogna stare attentissimi, ne ha già fatte le spese argentine. Ora c'è il rigore che si incarica Nikocevic. Nikocevic contro Loizos. Rete 2-1, attesa a Marco. Arriva il primo sigillo dell'ex Nikocevic, 2-1 il punteggio, un match sinora in sostanziale equilibrio, sono trascorsi appena 4 minuti e 10 secondi, però c'è tutta una partita davanti dal lago. Dantino ancora per dal lago, poi vede Folgheriter che esce dalla sua posizione dai 6 metri per Dainese che in corsa cerca la conclusione sottomano, intercetta però il pallone Pavani. Qui parte un contropiede, poi Nikocevic tentenna un attimo nel raccogliere il pallone. Bargelli aggressivo su Fadanelli, ma ancora è pressato in attacco dal lago per Fadanelli che vede Dantino che entra, palo clamoroso a Pavani battuto, poi nel capovolgimento di fronte in contropiede segna ancora una volta Bozidar Nikocevic, pareggio 2-2. Qui clamoroso Francesco, il Pressano poteva andare in vantaggio 3-1, palo e 2-2. Sì, forse Dantino non ha concluso proprio bene, poteva proprio saltare di più attraverso l'area e aspettare, invece ha avuto un po' fretta di chiudere, purtroppo ha preso il palo interno, la palla è uscita, e comunque era una conclusione da prendere. Io sto vedendo un buon inizio della pallamano Pressano, ecco adesso potevo star zitto, palla persa ai Dallago. Dal lago che praticamente viene smanacciato da Pasini, il pallone finisce sui piedi ed è 3-2 adesso, ha segnato Raul Bargelli, anche lui proveniente dalla Junior Fasano. Passa in vantaggio, si registra adesso proprio la prima rete di vantaggio del Lego Siena, 3-2. Attacca Pressano, dal lago vede Dainese cerca di intrufolarsi tra le dimensioni, Dantino! E questa volta la palla finisce in rete, colpisce la parte bassa della traversa, attenzione perché Pressano in contropiede riparte, dal lago vede Fadanelli da solo, tu per due con Pavani, grandiosa la parata qui di Pavani. Grandiosa parata di Pavani che dice di no a Fadanelli, si rimane sul 3-3, ma il Siena passa in attacco adesso. Magnifico l'intervento però dell'estremo difensore senese che dice di no in contropiede a Fadanelli, qui poteva concludere meglio, no? Poteva concludere meglio, comunque per Pavani è la terza parata. Bravissimo questo giovane, mi piace tantissimo come prende la posizione. Ora vediamo, perché la partita è una bella partita da commentare, belle azioni tecniche. Ora vediamo, c'è la palla a casa, Marrocchi è in fila, primo vantaggio senese, 4-3. Pavani che è entrato anche nel giro della nazionale italiana, è stato convocato per il match Italia-Norvegia.
Adesso sospensione per Bronzo. 7 metri, si incarica della battuta la freccia del sud, Adriano Di Maggio. Possibilità subito di riequilibrare il risultato. Vedremo se sarà bravo ad approfittarne Adriano Di Maggio. Di Maggio contro Pavani, fischia l'arbitro ed è rete! Il mancino di Conversano non sbaglia, 4-4. Qui Leban aveva intercettato, perdonatemi, era Leban in porta, ma non è riuscito a vanificare il tiro di Adriano Di Maggio. 4-4, sono passati 7 minuti e 30 secondi, ancora casa. Casa per Nikocevic. Non era riuscito bene il passaggio, aveva passato all'indietro il pallone. Casa convinto che Nikocevic venisse praticamente a traino, probabilmente poi per concludere in porta. Ancora casa, Nikocevic la botta, la tocca però Fadanelli. Si ripartirà allora dall'attacco senese. Nikocevic che ha provato a passarla a Bargelli a volo. La palla però finisce tra le mani di mister Fusina. Dantino! 5-4! Parziale di 2-0 e Pressano rimette la testa davanti. Qui Dantino si è fatto perdonare l'errore precedente. Qui Dantino si è fatto perdonare e ha conquistato il rigore nell'azione precedente e qua si è mangiato il difensore. È uno dei pochi giocatori che durante il lockdown è riuscito ad avere continuità nell'allenamento e oggi si vede chiaramente chi ha potuto allenarsi. Purtroppo questo Covid sta decidendo tantissime cose di questo campionato. Si vedono dei giocatori fermi, però non è colpa loro, no? La continuità nella pallamano, la continuità dell'allenamento è basilare. E qua esce soprattutto l'allenamento di questo mese, dove purtroppo non abbiamo potuto effettuare delle partite. Velletaria la conclusione di Marrocchi che si infrange sul fondo. Qui forse Dantino poteva passarla a Fadanelli che era libero. Ancora Dantino, entra! Traversa, probabilmente chiedeva un tiro dei 7 metri. Qui fantastica la realizzazione, però era terminato in area. Un gran gol quello di Pasini, se non avesse commesso infrazione. In questo caso però Dainese non lo fa, infatti è 6-4. Ritornando all'azione precedente, fantastico il tocco di Pasini che blocca la palla con una mano e poi conclude a rete. Peccato per l'invasione, perché sarebbe stata una rete che sicuramente sarebbe stata riproposta poi in settimana sul canale mediatico della FIGH. Chiama timeout Branko Dumnic. Adesso il 6-4 inizia a preoccuparlo, un parziale di 3-0. Quali sono i provvedimenti che secondo te apporterà un tecnico che conosci benissimo, 6 stagioni qui al Pressano? Ma Branko Dumnic, quando vede delle imperfezioni, soprattutto in fase difensiva, lui si arrabbia tantissimo, perché prepara benissimo le partite durante la settimana. Il suo punto di forza è sempre la difesa. Infatti io vedevo le prime partite del Siena, ottime individualità in attacco, ma in difesa ancora non c'erano le sue idee. State tranquilli a Siena, che come entrano le idee di Dumnic diventerà una squadra sicuramente tra le prime tre a livello nazionale. Almeno questo è il mio parere su Dumnic. Lui è un grandissimo lavoratore durante la settimana, sa preparare molto bene le difese, sa giocare contro gli avversari. È il momento giusto per chiamare il time out. 3 palle perse da Siena e questa è la differenza di 2 reti. Voglio parlare un po' del Pressano. Pressano è oltre le mie aspettative, perché dopo un mese che siamo stati fermi ho visto dei bellissimi gesti tecnici d'attacco, bellissimi cambi di direzione, anche una buona intesa difensiva. Deve crescere Argentin, secondo me in difesa lo vedo un po' fermo sulle gambe, però i problemi sono stati tutti questo mese dell'inattività, un po' tutte le squadre hanno avuto questo problema. Comunque la partita è molto piacevole.
si riscalda nel frattempo intensamente Cristian Gugino tra le file senesi. Un mercato veramente imponente quello effettuato in estate dalla squadra toscana. Sono arrivati oltre a Marocchi, Bargelli e Pavani anche Cabrini e Crea dal Ferrara, Luis Felipe Gaeta dal Bolzano e Galeano dal Benevento. Ancora una volta fallisce la manovra offensiva del Siena, riparte allora il Pressano, che adesso sa, è cosciente che questa palla è preziosissima, si potrebbe andare sul più 3, allora si parte sempre da Pascal Dantino per Dallago. Trova Di Maggio, scambio di posizione, c'è ancora un altro incrocio tra Dantino e Dallago, poi con Dainese che prova a cercare Dallago, non lo trova, la palla era troppo lunga, la intercetta Pavani che poi va a tiro ed è strepitoso qui Nicolò Izos, una doppia parata, prima su Pavani poi su Nikosevic aiutato dal palo Dainese, no look per Fadanelli, allora riparte l'azione, non si fida Fadanelli, vuol ricominciare il giro, qui predica calma ma l'applauso della panchina è tutto per Nicolò Izos, straordinario, mamma mia, l'estremo portiere, l'estremo difensore, perdonatemi, ellenico qui. È stato fantastico, un mago veramente. Vedremo se i suoi compagni sapranno pescare dal cilindro un bel coniglietto, il settimo sigillo del match. Dallago affronta casa senza paura, Spavaldo, anche Dantino, però qui in questo caso è stato un po' impreciso. Allora la palla ripassa al Siena qui con casa, ma qui casa non ha fatto i conti ancora una volta con il solito Loizos. Poi Di Maggio che sciupa, voleva passarla a Fadanelli, l'ha visto coperto dagli avversari, allora ha palleggiato, si è praticamente involato verso la porta ma non ha chiuso bene col polso e la palla finisce a lato. Qui cerca lo sfondo Dantino ma non riesce, quindi ancora una volta il giro palla è senese. In questo caso fantastico Folgereiter su Marrocchi, poi cartellino giallo per Dantino. Ancora 6-4 dopo 12 minuti e 10 secondi di gioco della prima frazione. Bargelli. Parte lo schema del Siena, Marrocchi, casa, fermato da Argentin. E comunque nel dubbio c'era sempre lui, Nicolò Izos. Nicolò Izos, due parate strepitose sullo stesso attacco, prima para, è disteso per terra eppure riesce a parare ancora, uno spettacolo, da far vedere al video ad ogni giovane portiere che vuole iniziare questo splendido sport, non in precisione degli attaccanti, proprio una prodezza sua personale secondo me, poi la palla ce l'ha sempre l'attaccante, Branco si è arrabbiato ma una prodezza, due prodezze strepitose di Loizos. Ora ci punisce il Siena, 6-5, riparte in seconda fase Pressano, a te Gianmarco. Loizos Pavani, sarà un bel duello quello tra i due estremi difensori. Possono star tranquilli i compagni praticamente, Francesco, con loro due sulla linea. Si ricomincia allora sui 9 metri della difesa toscana, Dallago per Dantino, trova Di Maggio al volo, non riesce la volante ma è incredibile perché Folgereiter era riuscito a prendere il rinvio di Pavani, clamorosa questa palla, pazzesca, per fortuna del Pressano sulla ripartenza toscana non ne hanno approfittato gli avversari e quindi il punteggio rimane sul 6-5. Entra in campo Milan Šep, fa il suo esordio praticamente dopo un mese e mezzo, anche Milan Šep ha subito un infortunio, era stato assente contro il Conversano,
Si è sentita un po' la sua mancanza, Francesco, in quel frangente? Si è sentita moltissimo la sua mancanza, è stato il grandissimo protagonista delle prime quattro vittorie del Bressano, a me ha stupito tantissimo questo giocatore e speriamo che rientri con la stessa cattiveria delle prime giornate. E qua purtroppo c'è già una palla persa, comunque noi abbiamo bisogno del migliore Milan Sepp, i numeri li ha, tocca a lui dimostrare adesso di partita in partita. Vorrei dire che sembra che le difese abbiano il sopravvento sugli attacchi, ma sono soprattutto i due portieri a fare la differenza, perché anche quando le difese vengono bucate sono loro che con delle parate incredibili che tengono il punteggio molto basso. Nel frattempo il direttore di gara è intervenuto per dire basta alle scaramucce tra Marrocchi e Folgheraiter, non tollererà più alcun dispetto tra i due. Una difesa intensa sull'uomo che desta più paure nelle file giallo-nere, perché giustamente Marrocchi è l'elemento in più di questo Siena. Ed è proprio dalle sue mani che ricomincia il gioco per casa, Krasnik Casa, lui cresciuto nel Nonantola, si sta fermando a Siena. Dall'ala Umberto Bronzo non sbaglia ed è 6-6. Pareggia la squadra di Branko Dumnic e adesso ha addirittura l'occasione in contropiede per ripassare in vantaggio. La palla è nelle mani di Pasini che con una strepitosa girella insacca, batte Loizos ed è 7-6. Aveva perso l'equilibrio, è riuscito però a tenere la palla avvinghiata tra le sue mani e non ha sbagliato. Ancora un time out. Corre ai ripari Alessandro Fusina, sta illustrando in particolare ad Andrea Gentin come rimediare un po' in difesa alle insidie senesi. Lui, che questa squadra praticamente l'ha allenata, non era propriamente questa, ci sono stati tanti innesti, li abbiamo elencati prima, però alcuni degli elementi li conosce molto bene. Sì, scusa Gianmarco, non ti seguivo, volevo capire cosa diceva Fusina mi sto concentrando su quello. Purtroppo le due palle perse da Milan Sepp hanno fatto la differenza. Torna in campo di nuovo Dantino. Purtroppo Milan, anche lui, non ha potuto allenarsi molto bene durante il lockdown e questi sono i risultati. Un giocatore può essere anche tecnicamente eccesso, però se non ha continuità di allenamento si vede subito, insomma. No. La pallamano è uno sport, anche se hai una classe infinita, se però non riesci a dare continuità all'allenamento, il campo non mente. Si riparte allora. 6-7 dopo 15 minuti e 45 secondi di gioco. Sempre Dantino. Adesso c'è Argentin nella posizione di terzino sinistro al posto di Milan Sepp. Qui praticamente scivola Dantino, ne approfitta un'altra volta Siena che con Bargelli trova la rete dell'8-6. Era da solo sui 6 metri di fronte a Loizos, non ha sbagliato Raul Bargelli. Dal più 2 al meno 2 il Bressano praticamente ha subito un parziale di 4-0. Pesano alcuni errori tecnici, basilari in fase offensiva, però non molla il Bressano e ancora Argentin, 7-8, si porta via Umberto Bronzo e va a realizzare la rete del meno 1, una sola lunghezza da recuperare adesso, si prende anche l'applauso della sua panchina, dai suoi compagni. Si arrabbia Dumnic con i propri uomini. Gira allora la palla. Casa, Nikocevic. Incrocia con Bargelli che poi la passa ancora a Nikocevic. Marrocchi. Poi bellissimo questo passaggio, ma ancora più bella è la parata di Nikolojzos che dice di no a Pasini. Dal lago vede Dantino e Dantino poi commette sfondamento. Si era involato, è stato bravo Umberto Bronzo però a neutralizzare il suo tentativo. Qui
Grande la girella di Bargelli, strepitoso questo gol, bellissimo. Si ritorna allora sul più due Senese, 9-7. Fadanelli per Argentin, Dantino dal lago. Dantino si velocizza adesso la manovra, allora la palla è sempre per Dantino che commette ancora un'altra volta a sfondo. Nikocevic la prende, però poi la conclusione è da dimenticare completamente. Si carica Loizos, cerca di caricare anche i propri compagni, perché giustamente è un momento no questo, Francesco, per il Bressano. È un momento no. In 10 minuti siamo riusciti a perdere 6 palloni e 6 palloni non si possono perdere con nessuna squadra. Falli di sfondamento, palle perse, ne abbiamo combinate un po' di tutti i colori. Peccato, perché i primi 10 minuti erano stati molto buoni. Ora ci ha graziato Nikocevic, siamo a meno 2, siamo ancora in partita, però vedo ancora l'attacco insicuro. Speriamo che ci pensino le individualità del Bressano. Ora palla da lago che ci tira fuori le castagne dal fuoco, meno 1. E ancora una volta è un missile di Dallago che porta il Bressano a meno 1. Poi grande la parata di Loizos, riparte velocemente il gioco allora con Dallago per Dainese, che vede Di Maggio ma poi preferisce riportare al centro quel pallone perché Di Maggio era ben coperto da Pasini. Dallago, nel frattempo Dantino è sostituito da Folgereiter, quindi ci sarà Dainese a tenere la regia del gioco pressanotto. Terzino sinistro Argentin, a destra ci saranno Dallago e Di Maggio. Schema Folgereiter per Argentina. Argentin che cerca Dainese, coperto bene da Cugino Dallago, la marcatura è praticamente a uomo. Dallago si libera, ancora si distica tra le maglie bianconere Dainese, poi qui Dallago ha cercato Folgereiter ma ha trovato un fallo, quindi si riparte dai 9 metri. Alzano il braccio alla volante per Di Maggio e rete! Adriano Di Maggio, 8-10, scusate, 9-10, 9 pari, perdonatemi. C'era stato anche un momento in cui il tabellone è andato in crash. Adriano Di Maggio, fantastico, questi sono gesti tecnici che solo lui può fare. Che solo lui, per nostra fortuna, può fare, in bellissima intesa con Dallago. E lo dicevo prima, solo dei gesti tecnici ci possono tenere in partita, perché l'attacco purtroppo non è bello, fluido, non funziona, non c'è circolazione di palla, però vediamo ancora Di Maggio che ci riporta in pareggio. Bene così, attacca il Siena. Attesa Marco. Ancora una volta, nello stesso modo, beffa Adriano Di Maggio Pavani, che adesso lascia il posto a Leban. Sotto le gambe. Ed è 10-10, ristabilisce la parità il Bressano e quindi c'è un nuovo equilibrio. Traversa, il tiro era stato abbastanza forte, quello di Cresci in casa, non trova la porta. In questo caso deviazione sulla conclusione di Argentin. Si riparte allora con Di Maggio per Dallago, Dainese. Si organizza il Bressano, come diceva in precedenza Francesco. Non bello da vedere l'attacco giallo-nero, però stanno arrivando un sacco di azioni efficienti, perché giustamente si è ristabilito il pareggio, parziale di 2-0. Che poi, attenzione, Adriano Di Maggio mette la freccia al Bressano, 11-10.
Stavo dicendo, un 2-0 con cui ha ricucito lo strappo e poi punto a punto. Adesso però il Pressano ha messo ancora una volta la testa davanti e vedremo se riuscirà a tenere il capo davanti. Nel frattempo Dumnic corre ai ripari e schiera Luis Felipe Gaeta, che entra in campo dopo 22 minuti e 30 secondi dall'inizio della contesa. Marrocchi trova ancora Bargelli, che beffa con una conclusione morbida Nicolaizos, e quindi 11-11. Match avvincente, si inizia a riscaldare l'atmosfera, Francesco. No, no, nonostante appunto dirò l'infinità che è un mese che non giochiamo, io sto vivendo una bellissima partita, ce la stiamo giocando punto a punto. Dall'ago ha subito sfruttato l'uscita di Nikocevic come secondo e l'entrata di Guzzino e l'ha battuto in uno contro uno. Qua un po' è la chiave della partita per noi, vediamo se ora riconquista Palasena, parte Pasini in azione di contropiede da solo e Siena va più uno, 12-11. La differenza secondo me la farà come sempre la faranno le palle perse. D'altronde in questo periodo è impossibile non perdere palloni per la discontinuità dell'allenamento. Comunque siamo ancora lì che ce la giochiamo. Micidiale nei contropiedi Pasini, che non perdona l'errore del Pressano, scappa via e realizza il 12-11 del Siena. Argentin, la sua conclusione è sporcata dall'intervento della difesa. Adesso qui la tocca praticamente un po' con tutte le parti del corpo Nikocevic e quindi la palla è del Pressano. Shep che inciampa, però riesce a tenere la palla, ancora Shep, trova Di Maggio che dice basta, calmiamoci un attimo e riprendiamo con coscienza questa azione. Folgereiter, Milan Shep chiama lo schema, due giri di palla invece suggerisce Dall'ago. Parte adesso lo schema con Di Maggio che si accentra verso Shep, che poi la passa Dall'ago, prova il blocco Folgereiter, la palla poi viene intercettata in difesa da Gaeta che anticipa Shep, quindi rimessa laterale, Shep per Fadanelli che dà consiglio al compagno ungherese, ancora Milan Shep. Di Maggio taglia la bomba di Shep, in questo caso viene però parata molto bene da Leban che adesso fa ripartire il gioco, quindi Nikocevic. Chiede di non rischiare ai suoi uomini Branko Dumnic, c'è una rete solamente di vantaggio sul Pressano, ma i senesi hanno praticamente la palla in mano, quindi stanno conducendo in questo momento, però si ribalta il vantaggio. Argentin, un leone, Andrea Argentin Dall'ago ragiona su praticamente chi sarà colui che riceverà il pallone, poi opta per Milan Shep, da cui ricomincia il giro palla. Ancora rotazione del pallone, Shep per Dall'ago, Nikocevic va in marcatura su Dall'ago, quindi esce, si crea uno spazio, vediamo Folgereiter, Dall'ago entra, aveva praticamente, era sotto fallo, quindi qui Di Maggio per Dall'ago, Folgereiter sotto passivo, sgancia la bomba Dall'ago, intercettata ancora una volta da Leban, due parate consecutive per il portiere che è cresciuto nel vivaio del Bologna United e che da due stagioni milita però nell'Ego Handball Siena. Sempre Marrocchi per casa, Marrocchi parte come un treno, poi cerca Gaeta che va da solo, praticamente non c'era nessuno ad opporsi a lui e quindi trova la rete del 13-11. Ritorna in vantaggio di due reti il Siena, qui Francesco
qualche errore in attacco del Pressano, Siena ne approfitta e punisce i gialloneri. Siena ne approfitta con l'entrata di Gaeta, è ancora cresciuta la consistenza dell'attacco senese, è una bellissima azione di Marocchi, ha tirato su di lui due difensori e con un incrocio ha liberato la strada per Gaeta, e poi Gaeta da lì è implacabile. Comunque vediamo di concludere bene questo primo tempo e di restare in partita, non stiamo giocando male. Tenere duro è il motto del Pressano, vedremo se Milanchep che ritorna in rete, 12-13, Milanchep, è una rete che mancava da un mese e mezzo, è una rete pesantissima, Francesco. È una rete molto 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 importante, questo giocatore io vi assicuro che è un grandissimo giocatore, deve tornare a fare le cose che faceva a inizio anno nel precampionato e poi nelle prime quattro partite, è un giocatore imprescindibile, noi abbiamo avuto la sfortuna di perderlo contro nella partita contro il Conversano, non ha potuto neanche scendere in campo col Conversano, però per noi è un giocatore micidiale. Ora andiamo in contropiede con l'Argentin, palla di Maggio che non perdona, è quello che dicevo, bisogna concludere bene bisogna concludere bene questo primo tempo per dare qualche pensiero a mister Dumnis e ai giocatori del Siena, che oggi non sarà facile passare qua al Palavis. E nel momento peggiore la soluzione la trova sempre lui, Adriano Di Maggio, 13-13, manca solamente un minuto alla fine del primo tempo, vedremo se le squadre preserveranno questo score di parità. In questo caso però ci sono due minuti di sospensione per Andrea Argentin, il secondo tra l'altro, due minuti nei suoi confronti, e quindi dai 7 metri Nikocevic affronterà ancora una volta Loizos, vedremo se questa volta però l'estremo difensore ellenico riuscirà ad opporsi. ...56 secondi... al trentesimo, Nikocevic alla destra, beffa ancora una volta Loizos, 14-13... e adesso quella che sarà l'ultima azione praticamente offensiva del Pressano, perché mancano poco meno di 40 secondi. Extra player perché c'è una sospensione in corso, quella rifilata da Andrea Argentin, la seconda. Quindi mister Fusina cerca almeno di rimediare in parte a questo danno. Ancora Danese, questa volta però voleva passarla a Folgerater, non l'ha trovato bene, arriva la rete fantastica di Marrocchi, più due, mancano 10 secondi, almeno il meno uno cerca il Pressano, vediamo con Dall'Ago, trova Milanchep e si oppone benissimo a Folgerater, che rete quella di Nicola Folgerater, che con un tocco pallavolistico insacca il 14-15, beffa Leban. Ci rivediamo tra 10 minuti per il secondo tempo di Pressano Siena. Rimanete qui su Eleven Sports, vi aspettiamo al Palavis.
Bentornati al Palavis per la ripresa di questo scoppiettante, frizzante, effervescente Pressano Siena. Si riprende dal 14-15, una sfida sull'altalena, sembra di stare a Luna Park. Una volta avanti Siena, un'altra volta il Pressano. Nel frattempo il team giallonero riparte dall'inferiorità numerica, ancora 60 secondi, visti i due minuti rifilati a Argentin al 29esimo del primo tempo, 16-14. Si riparte da Nikocevic, che come nella prima frazione segna la prima marcatura del tempo. Rientra in campo anche Folgereiter grazie alla diretta esclusiva di Eleven Sports. Anche la Trentino Volley ha potuto ammirare il suo tocco, il suo gesto atletico, la sua schiacciata, e chissà che non lo vedremo presto anche con la maglia biancorossa del team del presidente Mosna. In questo caso infrazione per il Pressano in attacco, quindi riparte subito in seconda fase il Siena, che sciupa però questa palla. Allora dal lago Argentin prontissimo in panchina a recuperare il pallone e a consegnarlo nelle mani del proprio compagno di squadra. Rientra anche Pascal Dantino, che rileva Milan Shep, un po' stanco ma ci sa, perché ricordiamo il terzino ungherese è da praticamente 45 giorni che non vede il campo, e si incarica di gestire la manovra proprio Dantino. Qui incrocia con Dainese, poi si riprende la sua posizione da centrale, va per Dallago, Dainese ancora per Alessandro Dallago, il palo, un tonfo quello del palo. Allora 16-14 con la possibilità per il Siena di andare più 3. Ancora Bronzo, era coperto da Fadanelli che era uscito su Nikocevic. Bargelli cambia posizione sulla linea dei 6 metri e qui colpisce il palo esterno, l'impalcatura della porta di Siena. Allora Pascal Dantino spinto da Pablo Marrocchi, a cui vengono inflitti 120 secondi di penalità, sospensione per lui, che si accomoda in panchina, discute un po' con Dantino. Si incarica della battuta di questo tiro dai 7 metri Fadanelli, classe 2002. Fadanelli, ma ancora straordinario Leban, che intercetta la palla col piede, palla che poi viene prontamente recuperata da Nikocevic, che adesso gestisce la manovra. E ancora una volta il Siena va in attacco per l'azione del possibile più 3. Francesco, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Il Siena vuol chiuderla qua la partita, ha capito che oggi è una partita pericolosa, vuol dar spazio ai suoi grandi interpreti, soprattutto a Nikocevic e a Marrocchi, e vuol chiuderla. Adesso è stato molto bravo Dantino a ottenere i due minuti. Cerchiamo di sfruttare questa fase. Ora il Siena è in passivo, però riesce a trovare la rete del più 3. Ecco, ora ripartiamo una partenza. Siamo partiti male, dobbiamo ritornare al centro, ha ragione l'arbitro, era partito prima Fadanelli, abbiamo sbagliato il rigore, non siamo entrati benissimo, ma il Siena secondo me dà proprio l'impostazione di volerla chiudere qua la partita. Dobbiamo tenere duro i primi 10 minuti del secondo tempo e poi possiamo giocarcela. Nonostante l'inferiorità numerica trova la rete del più 3 e grande girella di Adriano Di Maggio, 17-15, una virgola che beffa Leban, che questa volta non può nulla. E lo ripetiamo ancora una volta all'unisono, questa volta però Francesco, Adriano Di Maggio
la Freccia del Sud, solo lui non si smentisse, è uno dei pochi giocatori che nel periodo di lockdown si è allenato come si deve e oggi si sta vedendo tutta la sua classe. Nel momento del bisogno, Adriano c'è sempre. Nikocevic trova casa che viene praticamente marcato con veemenza da Dainese. Poi bellissimo questo muro di Milashep. Milashep che nel frattempo è ritornato in campo e Milashep, da lui si aspettano tantissimo i tifosi del Bressano, proprio perché nelle prime partite si è rivelato l'elemento in più, l'elemento decisivo, insieme poi al compagno italo-ungherese Nicolas Dainese, altro acquisto del mercato estivo che ha deciso il match col Brixen sul field di Sirena. 18-15, ancora una volta il Siena trova le tre reti di vantaggio, questa volta però il Bressano sembra aver reagito bene, molto frizzante la manovra offensiva da Lago che poi cerca di andare all'ala per concludere. Scambia con Di Maggio, Di Maggio che taglia sui 6 metri, adesso è lui in posizione di pivot. Dantino viene strattonato da Bronzo e da Bargelli che lo coccolano ben bene. Ancora Dainese, la palla non è stata nemmeno vista da Leban perché questa era una conclusione che praticamente nemmeno un radar è riuscito a intercettare, un missile quello di Nicolas Dainese. 16-18. E ancora Dainese che non solo in attacco ma anche in difesa fa sentire la sua superiorità. Sì, sì, un buon momento di gioco per Dainese, deve prendersi più responsabilità, un giocatore con quel tiro lì non può, è solo il terzo tiro che ha effettuato in questa partita, deve prendersi lui le responsabilità, tante volte lo lanciano i suoi compagni, da Fadanelli a Dantino a Di Maggio, lui deve prendersi anche la responsabilità del tiro perché ha un grandissimo tiro. E ancora Nikocevic che ci punisce e porta il Siena ancora a più 3. Troppa libertà d'azione quella lasciata a Nikocevic. 19-16 adesso. Rientra Dantino. Sempre lui a dettare gli schemi e a prendere le redini del gioco giallo-nero. Dantino per Dall'Ago. Dall'Ago che affronta Nikocevic che lo ferma. Si riparte allora dalla linea dei 9 metri, batte Dall'Ago. Risale Fadanelli che poi cerca di entrare, trova Dantino, Dall'Ago! E ancora una volta il flash dell'autovelox a scattare, un'altra bomba delle sue e Dall'Ago riporta sul meno 2 il Bressano, 19-17 per Siena. Qui Nikocevic chiede che venga asciugato il campo perché si scivola. E lo stesso vale per Bargelli, infatti viene fermato il gioco per permettere allo spazzone di asciugare i residui di sudore che sono rimasti sul parquet del Palavis, che vede protagoniste stasera il Bressano e la Ego Handball Siena, due delle squadre più penalizzate proprio da questo periodo, tra, ricordiamo, impegni europei e Covid, proprio perché hanno da recuperare ben 6 gare i trentini e 5 senesi, quindi saranno tanti doppi impegni settimanali che sicuramente stremeranno le due formazioni. Casa per Nikocevic, su casa c'è Schrepp in disturbo, la stessa cosa prova adesso Argentin su Bargelli, allarga le maglie e qui straordinario Loizos che spedisce sul palo la conclusione di casa, poi riparte in seconda fase, Milan Schrepp, Loizos chiama, Levan risponde.
Ancora però il Pressano in attacco. Folgereiter che prende il posto di Argentini mentre Dantino rileva Shep. Sono questi i cambi che effettua spesso in attacco difesa il Pressano. Sì, e oggi motivo in più anche per la condizione fisica, vedrete sempre più spesso questi cambi, due o tre cambi tra attacco e difesa per sfruttare tutti i minuti al 100% di ogni giocatore. Non voglio ripetermi, ma un altro missile terra-aria scagliato da Inese e noi siamo tornati a meno uno. Ecco, ci punisce subito il Siena. Comunque continuiamo così e restiamo in partita. Se va in partita da Inese ce la possiamo giocare fino alla fine. Deve crescere molto Milan Step, che però vedo che gioca solo la parte difensiva. Un'altra nota tecnica, abbiamo cambiato modo di difendere. Gioca in punta Milan Step. Giochiamo con una 3-2-1, credo soprattutto per limitare Nikosevic che ci sta facendo male. Abbiamo cambiato modo di difendere e vediamo se riusciamo a recuperare più palloni per andare in seconda fase. Fase molto importante della partita, perché il Siena non è riuscito a scappare, non ha vita facile e vediamo di giocare un buon attacco. Palla da Lago, palla persa. Ora il Siena che riparte con Marrocchi. Palla alla sinistra, entra e questa volta Nikos non si fa intimidire, partiamo noi in contropiede, Di Maggio, palla da Lago. Dantino, una fase confusa di gioco, a te Gianmarco. Un passettino da danza, quello con cui Loizos ha detto di no a Nikosevic, che praticamente era quasi involato in porta, tirato dai 4 metri all'incirca. Mentre Dantino non riesce a sfruttare in attacco poi questa palla recuperata, un pallonetto velletario facilmente intercettato da Leban, quindi il risultato rimane inchiodato sul 18-20. I toscani in avanti, Casa che praticamente sfrutta il passaggio di Bargelli per passare a Nikosevic, che questa volta però ha la meglio su Loizos. Allora è 21-18. 11 minuti e 30 secondi trascorsi nel secondo tempo, qui con calma, e ancora una volta il doppio cambio, attacco-difesa, entrano Folgerati e Dantino. Dainese nel frattempo impecia le sue mani. Dal lago per Dantino, mentre Loizos parla con la panchina, dando dei suggerimenti un po' ai compagni appena usciti dal campo. Si procura adesso un tiro dai 7 metri il Pressano ed è Adriano Di Maggio che affronterà però questa volta Pavani, perché è entrato, sta dando il cambio a Leban. Vedremo se solo per questo tiro dai 7 metri oppure si riprenderà il 2x3. Di Maggio in caduta libera la mette alla destra di Pavani. 19-21, il Pressano resta in corsa. Manca ancora più della metà della ripresa, quindi ci sono tutti sì. Tu non vuoi dirlo, ci sono tutti i presupposti per ritornare in partita, lo dico io. Nikosevic finalmente è tornato, è entrato in panchina, vediamo di recuperare questa fase. Ancora ci puniscono dai 6 metri. Di Maggio riparte, rete, restiamo a meno 2. Partita entusiasmante. Palla persa dal Siena. Vediamo il Siena se conviene correre. Secondo me sta sbagliando il Siena a correre. Questi sono 2 minuti. 2 minuti! Non volevo dirlo perché in effetti poi è arrivata la rete del Siena, ci sono un po' tutti i presupposti per il Pressano di recuperare il match. In effetti è arrivata la rete del Siena, ma subito dopo il meno 2 di Adriano Di Maggio, quindi si ritorna
si riprende il gioco dal 2022. In realtà aveva avuto la possibilità di accorciare il gap a una sola rete di distanza il Bressano. La palla non è stata sfruttata, forse c'era un fallo, ma gli arbitri non sono di questo parere, quindi la palla ritorna al Siena, che adesso attacca con Cristian Guggino, che preferisce passarla a Bronzo. Bronzo che si accentra, poi fa tutto lui, ma la palla è bloccata da Loizos. Nel frattempo però esce attenzione, Di Maggio è accasciato fuori dal 40 per 20. Ha sicuramente subito un colpo, c'era stato uno scontro con un giocatore del Siena, speriamo che sia solo una botta. Adriano Di Maggio sinora aveva tolto un po' le castagne dal fuoco al Bressano, nei momenti più delicati si era preso tutte le responsabilità ed era riuscito ad accorciare. Nulla di che per Adriano Di Maggio, che rimane in campo, rassicura un po' tutti, nonché nemmeno l'intervento del medico. E allora ancora il Siena in attacco, 14 minuti sul tabellone elettronico del Palavis. Guggino per casa, e ancora Bargelli per Guggino, Marrocchi, casa si invola, poi Marrocchi vede Pasini all'ala, casa questa volta riesce a beffare il muro composto da Argentin Deschep e poi anche Nicolas Loizos. Dall'ago, 21-23, botta e risposta tra le due squadre. E ancora Krešnik Kaza, 24-21. Questo ragazzo giovanissimo, però molto molto importante per il Siena. Molto molto promettente, l'ho visto leggermente sottotono nella prima parte della partita, però adesso si dimostra un terminale veramente micidiale e non sta sfigurando nemmeno in difesa, un buonissimo giocatore, la prima volta che lo vedo giocare dal vivo, l'avevo visto in video, ma un buon giocatore, farà molto bene anche per la nazionale italiana, sono convinto. Ora ci sono 2 minuti. Vorrei sottolineare la prova di Dantino, era da un periodo, aveva giocato bene le prime 2 partite di campionato, ora con i suoi 1 contro 1 sta mettendo in chiara difficoltà la difesa senese, è lui che ha conquistato tutti i rigori, un giocatore ritrovato, molto bene. Ne devi approfittare adesso il Bressano, perché ancora una volta in superiorità numerica, vista la sospensione inflitta a Cristian Guggino. Ancora Dantino che fa tutto lui e anche la rete, porta la sua firma, quella del 22-24, Pascal Dantino. Rinvigorito il team giallonero con Fadanelli che va uomo su casa. È lui il terminale senese che sta dando più problemi alla difesa del Bressano. È lui l'uomo che è stato preso un po' in marcatura per cercare di riprendere fiato. Dall'ago è andato prima su Marrocchi. Marrocchi che poi cerca di affrontare una saracinesca quale Andrea Argentin. Ancora Marrocchi, vede casa, prende bene le misure, Nicola Fadanelli, non si passa da qui, e ancora casa, che carattere questo ragazzo, sotto passivo Marrocchi per casa, Marrocchi cerca casa, poi fischiano gli arbitri, allora Dall'ago, ma in la seconda fase è molto confusa del Bressano, Fadanelli, poi con calma si riposizionano i gialloneri, Dantino subentra da Argentin, azione importantissima questa perché consentirebbe al Bressano di riportarsi a meno uno, Nicolas Dainese! Quando c'è bisogno lui la scarica lì ed è sempre gol. Non voglio ripetermi, però mi ripeto, devi prendersi più responsabilità, il tiro ce l'ha. Lui e Dall'ago oggi sono ispiratissimi nel tiro da fuori, hanno sbagliato veramente poco. Siamo tornati a meno.
cercano di giocarsi bene questa fase di gioco. Infatti Branko Dumnic chiama time out, siamo stati molto bravi a rientrare in partita, a non darla vinta al Siena, non era facile rientrare in partita, ce l'abbiamo fatta e sto vedendo che anche fisicamente non stiamo proprio messi così male come sembrava. Le rotazioni sono ampie, hanno giocato 11 giocatori fino adesso e Presano ci crede, sembra che abbia addirittura più voglia di vincere, più fame di vittoria, spero di non sbagliarmi. Dall'altra di là c'è una squadra veramente esperta che sicuramente è superiore a noi per individualità, però la partita è molto equilibrata e godiamoci questi ultimi minuti di pallamano finalmente giocata qua al Palavis. Uno sguardo anche agli altri campi dove il Bozen conduce al 51esimo 21-20 sul Trieste. Fasano, Corsaro a cingoli al momento a metà del secondo tempo 20-17 per i pugliesi e poi Brixen che al momento conduce 3-1 sul Siracusa al quinto minuto del primo tempo, mentre stagna sul 2-2 il big match di giornata, quello tra Conversano e Sassari, le due squadre che al momento conducono la classifica della Serie A Beretta, una Serie A Beretta che vede tante squadre con molte partite in meno e quindi al momento la classifica non è molto veritiera. Tra l'altro c'è il Pressano in ottava posizione con, ricordiamo, 6 partite in meno, il Siena è quinto ma ne ha ben 5, quindi ricordiamo ci saranno tanti recuperi infrasettimanali e noi saremo qui su Eleven Sports a tenervi compagnia con Marrocchi che beffa con un 1 contro 1 la difesa giallonera e poi si invola verso Loizos, non sbaglia ancora una volta Pablo Marrocchi che poi dà il cambio in difesa a Cristian Gugino. Attenzione Dainese, Dainese affronta un po' tutti, Fadanelli, la sua conclusione viene parata con il capo da Pavani. 23-25, siamo praticamente al 19esimo del secondo tempo, poco più di 11 minuti alla conclusione di questo match che vede sempre Siena in vantaggio 25-23. Difesa 5-1 per il Pressano con Fadanelli che copre sempre casa, in questo caso rientra ma Nikocevic sotto le gambe di Loizos. 26-23. Attenzione, la freccia del sud, ma la sua palla è praticamente deviata sul fondo da Leban, da Pavani, scusate, e chiede qualcosa di più di Maggio. Adesso fase un po' convulsa di gioco, il Siena praticamente perde una palla perché Pasini ha ricevuto il pallone ma aveva il piede fuori, quindi è stata fiscata un'infrazione in attacco al Siena. Recupero fondamentale questo per il Pressano che ha ancora una volta l'occasione per riportarsi sul meno 2. Dal lago cerca Dantino, Dantino il suo 1 contro 1 alla ricerca di Folgerater, Folgerater in effetti l'ha trovato però poi la palla è rimbalzata un po' da tutte le parti, c'è fallo, quindi dai 9 metri Folgerater per Dantino, Dantino si addentra e trova, come ha detto prima Francesco, un altro tiro dai 7 metri. Sì, bravissimo anche in questo caso, vedere il pochissimo spazio tra i due difensori, però lui quando sta bene fisicamente è micidiale in questi uno contro uno, il Pressano ha grandissimo bisogno di lui, deve tenersi in condizione, quello è il suo grande problema. Ora Di Maggio un po' polemico con gli arbitri, non deve pensare all'azione prima, deve pensare a questo rigore, dobbiamo tornare a meno 2 e poi a giocarci questa partita. È molto difficile perché mi sembra che l'abbia presa in mano Marrocchi la partita e lui è un grandissimo giocatore. Ma cosa hai fatto Adriano? Chapeau! Una rosca che beffa Leban che non arriva perché la palla praticamente fa un giro, praticamente era arrivata a mezzo corona e poi è tornata e si è insaccata nella rete che dà verso est del Palavis. Erano sicuri di questa rete i suoi compagni di squadra perché c'erano praticamente
5 del Siena a cercare di recuperare il pallone, mentre il Bressano era già tutto schierato in difesa, Francesco. Sì, questa è una tattica che io non condivido. Io lascerei sempre un paio di giocatori, perché tante volte la respinta è fondamentale anche riconquistarla. Comunque tutti gli allenatori la pensano in modo differente da me, e sarò io a avere questa pecca. Comunque ci ha fatto vedere un grandissimo gol a livello internazionale questa volta, grande Adriano Di Maggio. Deve star tranquillo, perché lui può riportarci ancora in partita. Siamo a meno due, c'è ancora una vita da giocare, vedo ancora delle facce vive, non abbiamo mollato per niente. Vediamo, questa azione è fondamentale. Qua ci stanno i due minuti, bravissimo Dall'Ago a prendersi i due minuti. E con l'uscita di Nikočević, ora dobbiamo usare la testa, perché in superiorità numerica tante volte non abbiamo espresso la nostra migliore pallamano. Spero di sbagliarmi. Comunque abbiamo la grande occasione per rientrare ancora in partita. Molto bene ancora Dall'Ago, bravissimo a fare l'uno contro uno. Uno contro uno che stanno soffrendo in maniera particolare i giocatori del Siena. Ancora una volta in superiorità numerica il Bressano, come diceva Francesco, non ne ha mai approfittato sostanzialmente, però la squadra giallonera. Il risultato è sul 24-26 quando mancano 8 minuti e mezzo, e Dall'Ago si dispera, in questo caso Pavani, perché l'aveva parata la palla, ma praticamente l'ha gettata in porta, e quindi 25-26 si carica. Guardiamo con quanta audacia e con quanto ardore il Bressano ha riacciuffato il Siena, che stava scappando. Quel più 3 era molto pericoloso. Non si è scoraggiata la squadra di Sandro Fusina, che adesso è lì a bordo campo, che incita i suoi ragazzi perché non vuole perdere questa partita, perché vorrebbe dire la terza sconfitta consecutiva. Ancora la palla al Bressano, ancora Dall'Ago, che questa volta viene strattonato da Umberto Bronzo. Ferma il gioco il signor Castagnino, ma per asciugare il campo. Riacquista fiducia il Bressano, mentre ha un po' spaventato il Siena, che sinora aveva tenuto in mano le redini del gioco di un match che è stato praticamente in sostanziale equilibrio durante tutto l'arco dei primi 35 minuti. Folgheriter viene sostituito in attacco da Argentin, che si va a piazzare praticamente sui 6 metri, poi cambia, fa un taglio, adesso è nella parte destra dell'attacco del Bressano, Dainese che stava cercando la conclusione, poi opta per un passaggio a Dall'Ago, ma non trova nessuno se non il banner pubblicitario laterale, quindi il Siena ha la possibilità di allungare. C'è Luis Felipe Gaeta in campo con Marrochi, Casa nel frattempo è nella sua metà campo perché c'è Fadanelli che lo bada da buon custode. Qui il taglio però è avvenuto praticamente internamente, Pasini riceve questa palla e spreca un'altra palla, ancora un possibile pallone del pareggio nelle mani del Bressano, che questa volta non può sbagliare perché il Siena lo ha graziato già due volte, ma sicuramente la terza non sarà così. Attenzione perché Argentin conclude, la palla viene parata da ancora una volta da uno straordinario Pavani, ma riesce a guadagnarsi un tiro dai 7 metri. Argentin che riporta un sanguinamento nello scontro, forse ha battuto il naso contro il parquet oppure ha ricevuto una smanacciata, non lo abbiamo visto, era girato di spalle, però è richiesto l'intervento del medico. Nel frattempo Fusina chiama il time out.
chi si assumerà la responsabilità di questo tiro dai 7 metri? Beh, è una domanda a cui praticamente possiamo rispondere sì da adesso. È una domanda retorica, perché sarà Adriano Di Maggio a sfidare Pavani. Questa volta però, Fusina, deve averti ascoltato, Francesco, perché c'è Alessandro Dall'Ago sui 12 metri e anche Folgereiter. Vedremo. La conclusione di Adriano Di Maggio. Non aveva dubbi, mister Fusina. Si è conclusa rete ed è 26-26. Mancano 6 minuti e mezzo. Ed è tutto da rifare qui al Palavis. Pressano e Siena. 6 minuti escandescenti. Sinora in campionato il Siena ha pareggiato solamente un match a Trieste, 24 pari, mentre il Pressano nella casella dei pareggi vede ancora il numero 0, 4 vittorie e 2 sconfitte. 5 invece le vittorie dei senesi, una sola la sconfitta, quella rimediata in casa col Sassari, 24-28. Attenzione qui, con veemenza Fadanelli su Gaeta. Attenzione ancora, fantastico qui Nikocevic che si gira in sacca. Bellissima questa rete di Nikocevic, che nel momento in cui i suoi compagni sembravano smarriti è stato lì, paziente, sulla linea dei 6 metri, si è girato e l'ha messa in testa all'Oizos. 27-26, riacciuffa la partita il Siena, rimette la testa avanti, ancora Dantino, uno contro uno, sfida un po' tutti e poi si guadagna un altro tiro dai 7 metri. E Adriano Di Maggio, come un avvoltoio, è lì che va sulla linea dei 7 metri. Ha dei problemi fisici, forse Pascal Dantino, che si tocca un po' la parte lombare, ma rimane stoicamente in campo Pascal Dantino. 5 gli uomini del Siena, 6 con Bronzo, che è... attenzione questa volta, bellissima la parata di Pavani, neutralizza il tiro sotto le gambe di Di Maggio. Erano 6 uomini del Siena appollaiati lì sui 9 metri, nessuno del Pressano, non sarebbe servito perché la palla è stata bloccata da uno strepitoso Pavani, protagonista tra i pali non solo di questo match ma di tutta la prima parte di stagione di questo Siena, un ragazzo che è sbocciato nel Fasano e che a Siena sta dimostrando di essere maturato. Qui Casa colpisce la traversa ma ottiene un fallo importantissimo, perché giustamente il Siena adesso deve approfittarne per scappare. Mancano 4 minuti e 6 secondi, ancora una volta lo spazio in campo. Con quanta eleganza, con quanta tranquillità sta affrontando gli ultimi scampoli di partita Branko Dumnic, il grande ex di questo match. Marrochi, il pallone a sinistra e Loizos a destra, 28-26. Di Maggio trova Dall'Ago, Dantino poi, ancora Dantino per Dall'Ago. Rimanete incollati agli schermi perché sicuramente questa partita non è ancora finita qui. Dainese, il tiro molto morbido e velletario, ma ha subito fallo, quindi si riparte da 9 metri con Folgherate per Dantino, Dall'Ago trova Dainese, Dall'Ago ancora e gol, 27-28. Poi subisce un colpo al volto e praticamente finisce a terra. Chiede ancora una volta l'intervento dello spazzolone il direttore di gara, mentre il Pressano reclama qualcosa.
perché il tocco del difensore non era stato molto pulito. Non sono di questo avviso gli arbitri, quindi si ripartirà dal centrocampo, perché nel frattempo Dall'Ago ha realizzato la 27esima rete del Pressano, che torna a meno 1. Inizia nel frattempo proprio adesso il 28esimo minuto di gioco. Siamo entrati nella fase finale della partita. Nicolaos Loizos lo ha capito e con una straordinaria gambeta dice di no a Pasini. 27-28, quindi questa palla è quella del possibile aggancio per il Pressano. Dantino, Dainese, scambiano la palla i due, poi il gioco va verso destra con Dall'Ago che ritorna da Dainese, Dantino l'uno contro uno, poi cerca lo scarico a Fadanelli che da posizione defilata cerca la conclusione, colpisce la traversa ma è stato toccato da Umberto Bronzo e quindi si va ancora al tiro dai 7 metri. Crampo per Fadanelli. Straordinario questo ragazzo che non sta facendo rimpiangere adesso Alessio Giungo. Sì, bravissimi a ritornare ancora in partita. Quando siamo andati in meno 2 avevo pochissime speranze, invece siamo stati pazienti, siamo stati bravi. Abbiamo fatto un'ottima azione, ha mandato in rete Dall'Ago e ora ci siamo conquistati un altro rigore. Non voglio dire niente, però a questi ragazzi è solo da fargli degli applausi. Forza Pascal. Pari! 28 pari! 28-28, sempre Pascal Dantino. Mancano 2 minuti e 10 secondi. Un uomo in meno il Siena, tra l'altro, quindi non si gioca la carta dell'extra player, però Branko Dumnic. Quindi il Pressano adesso deve stringere meglio sugli avversari, che in attacco sono solamente 5. Rimane tra i pali Pavani che dà uno sguardo al tabellone preoccupatissimo, perché il Siena era lì davanti, aveva raggiunto anche le 3 reti di vantaggio, era sul 26-23, un parziale di 5-2 e adesso addirittura recupera la palla il Pressano che parte in seconda fase, però la smarrisce, non riesce a ricevere bene Dall'Ago e ancora casa Loizos. Sospensione per Argentin, è la terza e quindi si tramuta in un cartellino rosso. Parità numerica ristabilita, però è ovvio che rientrerà l'uomo del Siena in campo prima di quello del Pressano, che in realtà non rientrerà proprio perché siamo a 28-33 e quindi non ci sono i secondi necessari per ristabilire la parità numerica. Siena che, come detto, fallisce un'altra ghiotta occasione per riportarsi davanti, trova però una sospensione e quindi l'espulsione di Argentin, che nel frattempo si era dovuto incerottare il naso, che grondava sangue. Un guerriero Andrea Argentin, un colosso, lui che si è formato di scuola veneta praticamente, si è affermato nel Malo e poi il passaggio al Pressano dove si sta consacrando. E Milascep! Ma cosa ha fatto qui Pavani? Ancora una volta Giovanni Pavani dice di no all'attacco del Pressano. Recupera però palla il team giallo-nero di Alessandro Fusina. Milascep cerca lo scarico per Dall'Ago, mette la testa davanti a 29esimo minuto, mancano solamente 45 secondi, 29-28, rimanete incollati qui sui vostri schermi, Eleven Sports vi sta per garantire uno spettacolo straordinario in diretta dal Palavis, timeout chiamato da Branko Dumnic, mancano solamente 27 secondi. Francesco, cosa accadrà secondo te? Questo è impossibile dirlo. Bravissimi ancora una volta i ragazzi, mettono il naso avanti.
Purtroppo ora rientrerà Bronzo, che è stato escluso per 2 minuti, e giocheremo gli ultimi secondi in inferiorità numerica. Però io sono convinto che Dumnic non si giocherà ancora l'extra player, però posso sbagliarmi perché con noi lo faceva raramente. Però è anche vero che deve pareggiare la partita, sicché magari ho detto una stupidata. Adesso vediamo, siamo molto carichi, speriamo di difendere. Ci meritiamo almeno il pareggio in questa partita, vediamo di ottenere qualcosa di più. A te Gianmarco. Si prepara Umberto Bronzo a rientrare sul parquet della Palavis. Aveva subito una sospensione. Nel frattempo il Siena, quando mancano poco più di 35 secondi, si riporta in attacco, deve recuperare una rete di svantaggio. Allora Nikocevic, come un toro, cerca di inerpicarsi nella difesa giallonera, rientra Bronzo, mancano 22 secondi, il gioco è fermo, richiedono l'intervento dello spazzolone, direttori di gara, una finale di gara veramente da palpitazione. La regia è di Quentin Tarantino? Penso proprio di sì, partita infinita, ce la stiamo meritando. Anche Siena ha disputato un'ottima partita, ora vediamo le fasi finali, palla al Siena. E riparte l'azione allora con il Siena in attacco, Luis Felipe Gaeta, c'è Pablo Marrocchi, Marrocchi trova Nikocevic, mancano solamente 7 secondi, Marrocchi, il pressione di vantaggio sulla rete ed è fuori la palla, il pallone di Cresci di casa è fuori e vince il match il Pressano 29-28, torna la vittoria al Palavis, mancava da un mese e mezzo la vittoria per il Pressano. Si vanno nel frattempo alcuni giocatori del Pressano a stringere delle condizioni di Krasnik Casa, che ha fallito la palla del pareggio. E Francesco, in breve, cosa è successo oggi? In breve, grandissimo cuore dei ragazzi, è andato tutto il 100% dalla panchina a tutti quelli che hanno giocato. Abbiamo fatto uno scherzetto a Branco, che non ce l'avrà con noi. Avevamo più voglia di vincere, questo l'abbiamo visto dal primo momento, anche se eravamo in difficoltà. I ragazzi si sono meritati la vittoria, una bellissima partita, uno spot per la pallamano e forza Pressano. Si chiude qui il match al Palavis, 29-28 per il Pressano, che il 3 dicembre affronterà a Sassari la Raimond e poi tornerà il 12 dicembre ancora qui al Palavis per un'altra partita di campionato, questa volta contro la BPF Fondi. Noi vi salutiamo allora e vi diamo appuntamento al 12 dicembre. Buona pallamano a tutti.